ma posso dire che la partita non era essere centrata solamente sulla persona che possiede un veicolo potente, ma tutti devono giocare di squadra e fare del proprio meglio. Non sempre si vince, ma è sempre meglio dare il massimo nelle partite. E quindi io odio molto ma molto quando sono chiuso, tipo in Kenai Nosha, sono americano, sono chiuso, non so quante ne dico. Può deve essere così, cioè bisogna dare sempre il meglio. Come potete notare dobbiamo ancora morire, la partita non è ancora finita, quindi i miei nemici avranno ancora tanto tempo per potermi uccidere. Tanto tempo anche per fuggirmi. Sì. Tanto tempo anche se i miei alleati riuscissero a uccidermi qualche nemico. Proviamo a fare un po' di scompiglio, perché diciamo non sono in una posizione molto comoda e soprattutto non ho una grande vita per resistere non al C4, perché morirei tutte le maniere col C4, ma più che altro resistere agli umili RPG o smoke. Prima dicevo che il carro non lo trovavo, ma come avete notato il carro c'è come ed è pronto a darmi fastidio. Mi sta quasi per disattivare, spero di ucciderlo con un colpo. Aia, sono disattivato, non so come. Spero che Mattia mi dia una mano, ma a quanto pare non gliene frega un cavolo di aiutarmi, anzi si diverte a farmi delle brutte figure mentre sto facendo dei commentary, che spero che siano abbastanza decenti. Grazie Andrea, sei un vero amico come al solito. E niente, adesso non mi va di aspettare, anzi forse è meglio aspettare il carro, visto che i nemici stanno prendendo i sopravventi, stanno conquistando C. Meglio arrivare con... sì, c'è Matti che si sta un po' lamentando, ma non sa che nella partita precedente sono morto con un colpo di smob con piena vita, e diciamo che è molto peggio, diciamo, quella situazione lì. Aspettiamo il carro, bene, è nato anche abbastanza subito. Ok, aspettiamolo, anche se vi consiglio, se dovete scegliere, è meglio sempre essere con due veicoli differenti. Per il nemico, in questo caso qua, era meglio se prendeva ad esempio l'altro veicolo. Qua c'erano, mi piace molto, mi piacciono un casino le finte mine, perché io faccio sempre select, ma a quanto pare ho un select che non è select, che non funge da select. Spero di risolvere questo problema, ma diciamo ci sono problemi peggiori. E continuiamo ad andare avanti facendo il nostro meglio con ciò che abbiamo a disposizione. Qua è un mitico cecchino che fa un po' lo slalom. Complimenti veramente, perché ci vuole coraggio a fare i cecchini in queste mappe qua. Molto, ripeto, molto molto coraggio. Gli faccio i complimenti. E niente. Cioè, posso dire questo, il cecchino può essere utile solamente per il rigeneratore, ma diciamo è molto meglio avere in squadra uno con ingegnere con un bar RPG in più, o qualcuno con un cicatrista in più. Questa mappa qua, oltre che per la fanteria, aia, ah no cazzo, veramente dico, si vince anche grazie al utilizzo sia della fanteria che dei veicoli, perché tranquillamente la fanteria può proteggere il veicolo mentre entrambi si spostano verso una determinata bandiera. Ad esempio qua adesso mi farebbe molto comodo la fanteria. Mi farebbe anche molto comodo, perché spero di non essere C4ato con tutti i miei alleati di fianco, davanti e dietro, che mi farebbe veramente arrabbiare una cosa del genere. Qua era Rambo, come avete notato è Rambo,
questo qua non so che cavolo sia, comunque gli faccio complimenti, faccio sempre complimenti ai Rambo, ai Rocky e tutti i supereroi della Marvel che sono presenti in questi giochi. Nessuno ci crede, ma veramente ci sono più eroi in Battlefield su PS3 che in tutte le storie dei fumetti. Gli danno a quanto pare riconquistata, speriamo che non ci siano tanti nemici. C'erano 5 attivisti che probabilmente ha deciso di nascondersi e di farsi vivo mentre sono girato, speriamo alquanto di no. Ma il Battlefield è famoso per i bug e le sfortune, quindi prevediamo tutto ormai. Parole sante, abbastanza furbo perché si muove, almeno questo ragazzo si muove. Grazie, che per fortuna che era un po' ferito, posso dire. Forse il mio alleato non ha capito che è meglio curarmi. Capisco di essere forte, però come ho detto prima, i carri mi danno da fare, perché posso dire tra virgolette che sono un carrista da fanteria, a forza di estrazione.